Grazie Presidente. Portiamo oggi qui in aula il progetto di sovrappressione voluto da SNAM Stogit con l'avallo più o meno esplicito di sindaci che si sono succeduti nel comune di Minerbio. Si tratta, come tutti sappiamo, di un sito di estrazione di gas naturale che una volta esaurito si è trasformato nella più grande area di stoccaggio d'Italia e una delle più grandi d'Europa in un comune di 9.000 anime circa. Se non che nel dicembre del 2012 Stogit SPA, la società di SNAM che gestisce questo sito, presenta al Ministero un progetto per aumentare la pressione del giacimento e comprimere il gas al 107% della pressione originaria, perché per aumentare la capacità di stoccaggio di circa 420 milioni di metri cubi. Ora, questo è un tema che abbiamo trattato già nella commissione di venerdì, una seduta che ha portato a una risoluzione votata in maniera congiunta da tutte le forze politiche presenti, che si sono dette concordi nel superare, no? La sovrappressione, persino anche Azione di Calenda che quel progetto invece l'aveva avallato. Perché ne parliamo oggi? Perché a seguito di quella seduta io mi sono ritrovata, devo dire anche abbastanza inspiegabilmente, sul giornale gli attacchi della sindaca di Minerbio che si meraviglia del fatto che il Movimento 5 Stelle finalmente abbia preso una posizione sul progetto di sovrappressione, giustifica la Regione e chiede alla sottoscritta di sollecitare il Ministro affinché dia una risposta definitiva a una nota che la Regione ha mandato due anni fa. Io comprendo, questa sindaca che evidentemente vuole portare a casa il progetto e quindi, come dire, si trova un po' in imbarazzo di fronte all'esito della commissione di venerdì, però ci tengo a ribadire in questa sede che intanto il Movimento 5 Stelle ha sempre partecipato agli incontri sul territorio, ci sono andata io e quindi lo so molto bene, e sempre io stessa sono in contatto e ho interloquito più e più volte col comitato che questo impianto, che questo progetto non lo vuole, non so dove fosse la sindaca all'epoca. Sicuramente io, se lei questo progetto lo vuole portare a casa, noi no. Però alla fine di tutto io credo che ciò che interessa ai cittadini e ciò che conta sono gli atti degli enti interessati e non gli attacchi un po' scomposti evidentemente davanti all'ipotesi che quel progetto possa sfumare. Tralascio il tema dei rischi più volte sollevati anche dal dottor Armaroli del CNR che è a capo del comitato e il tema delle mancate informazioni all'interno della commissione Chiese che è stato oggetto anche di una puntata di report. In ogni caso agli atti rimane che quella richiesta trovò il parere favorevole nel marzo del 2017, siamo sotto il governo Gentiloni, il Movimento 5 Stelle era all'opposizione, da parte dell'allora ministro all'ambiente Galletti e nell'aprile del 2018 dal MISE, ovvero dal ministro uscente Calenda. Dopodiché negli anni successivi è arrivato il PNIEC, il Piano Nazionale Energia e Clima, che ha giustamente rivisto le priorità, prevedendo maggior ricorso a fonti rinnovabili e riducendo la dipendenza dalle fonti fossili. Non solo, 15 giorni fa in Commissione Ambiente al Senato è stata approvata una risoluzione che chiede di migliorare ancora di più il PNIEC e adeguarlo alle nuove sfide previste dall'Unione Europea che riguardano la transizione ecologica e la decarbonizzazione. Quindi, come dicevo, ridurre la dipendenza dalle importazioni e aumentare il ricorso alle fonti rinnovabili. Allora io credo che oggi ci siano già le condizioni per potersi esprimere senza dover aspettare il Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto chiedo alla Giunta se intenda esprimere la propria contrarietà rispetto al progetto Stogit di esercizio sulla pressione fino al valore del 107%, negando quale che sia la risposta del MISA alla nota del maggio del 2019 della Regione, l'intesa. Non risulta ad oggi che il MISE si sia ancora espresso in merito. Quindi la Regione, prima di esprimersi sull'esercizio in sovrappressione dello stoccaggio di Minerbio, è intenzionata ad aspettare un riscontro da parte del MISE sulla coerenza dell'intervento con la nuova strategia energetica e si impegna a condividere con l'Assemblea la risposta del Ministero stesso. Evidenzia anche che la propria posizione sarà in ogni caso il frutto della valutazione e contemperazione di tutti gli interessi coinvolti, a partire naturalmente da quello della sicurezza, facendosi anche carico delle preoccupazioni espresse dai territori.
La Giunta ha preso atto positivamente della valutazione, anzi della risoluzione approvata, mi pare all'unanimità, dalla Commissione e quindi si sente politicamente impegnata anche a dare riscontro a quell'atto di indirizzo. Accolgo favorevolmente la chiosa finale del sottosegretario che ha preso qui oggi un impegno nel dare seguito a quell'atto politico che abbiamo votato con un lavoro anche propositivo fatto in commissione anche dai colleghi insomma, delle forze politiche che ci hanno lavorato. È chiaro che dal mio punto di vista credo che non ci sia bisogno di aspettare il MISE per sapere che, se quel progetto è strategico o meno, perché si tratta evidentemente di una decisione politica. Il problema vero però è che questa sindaca con cui io non ho mai avuto purtroppo il piacere di interloquire, che non ho mai conosciuto e che però di cui mi ritrovo i suoi attacchi sui giornali, ciò che questa sindaca non dice è che il suo predecessore, di cui non mi risulta abbia mai preso le distanze, ha firmato un accordo che prevede, stando anche quanto mostrato all'epoca dalla puntata di Report, che se il progetto non verrà portato a termine, il Comune dovrà restituire 700.000 euro promessi e 700.000 euro già incassati. Parliamo di 1,5 milioni di euro. Questo è il vero nodo, un contratto capestro che è stato firmato. Ora io non vorrei che questa scelta condizionasse in qualche modo anche le scelte future della Regione. Sicuramente però questo spiega il maldestro tentativo da parte della prima cittadina del Comune di Minervio di cercare di scaricare le responsabilità su altri.